Brembo presenta sul circuito di Singapore. Cambia la strategia Ferrari perché si corre sul circuito più lento del mondiale insieme a Monte Carlo, e quindi un tracciato che ha delle curve particolarmente lente, chiuse come angolo, e soprattutto abbiamo delle chicane molto impegnative dove bisogna passare sui cordoli. Serve a questo punto un buon telaio con la sospensione idraulica all'anteriore, che di fatto alla Ferrari quest'anno manca e potrebbe fare la differenza. Servirebbe una monoposto con tanto carico aerodinamico per dare guidabilità al pilota, precisione in inserimento e percorrenza curva, ma la SF90 è una monoposto che sul avantreno con la tecnologia Tuosce e al retrotreno genera poca deportanza, poco schiacciamento verticale, quindi si entra in pista in casa Ferrari non per cercare la prestazione ma per cercare di difendere il risultato, perché oltre alle due Mercedes le Red Bull sono molto pericolose e potrebbero posizionarsi davanti alle SF90. Se a Monza la Ferrari ha raggiunto la perfezione con la SF90, a Singapore la stessa monoposto dovrà essere rivoluzionata nell'assetto per adattarsi al circuito più lento del mondiale. La monoposto deve garantire ai piloti un buon assetto nei tratti guidati e precisione assoluta in inserimento curva. Il feeling in fase di sterzata è importante per assicurare massimo controllo nella direzionalità. L'inclinazione del camber rende più diretto e pronto l'angolo di sterzata, e la scelta della scatola guida consente di perfezionare la precisione di guida in traiettoria. Dal punto di vista meccanico, questo sistema prevede l'accoppiamento di una barra a cremagliera collegata ai tiranti e di un pignone comandato dal piantone dello sterzo. La sua rotazione attiva il movimento della barra e quindi dei tiranti. L'estrema precisione dell'accoppiamento meccanico consente interventi e correzioni millimetriche nella corsa dello sterzo, fornendo al pilota prontezza all'intervento e reattività nel controllo delle ruote direttrici. Nonostante il Gran Premio di Singapore si corra in notturna, le temperature ambientali sono molto alte, si parla di 35 gradi, una condizione tecnica molto severa per le meccaniche, perché ci potrebbero essere dei surriscaldamenti che obbligano i tecnici a scendere a compromessi, riducendo quindi la potenza. La Ferrari arriva giù con un power unit dotato di una barriera termica essenziale per difendere dai surriscaldamenti il turbo compound, che è l'area nevralgica del propulsore di Formula 1, del Power Unit di Formula 1. Tra la turbina e il compressore è posizionata una barriera termica con liquido a 70 gradi che genera un vero e proprio taglio di temperatura tra la turbina, che raggiunge i 700-800 gradi, e il compressore, che deve portare aria fresca all'interno dell'alimentazione per migliorare la qualità di potenza. Ma in gara, soprattutto con le scie, ci possono essere dei problemi anche di surriscaldamento all'interno del motore termico, e quindi la Ferrari utilizza una tecnologia di post iniezione, ovvero sia una ultima iniettata quando è stata esaurita ormai la combustione, per bagnare con la benzina le pareti del cilindro, abbattere le temperature interne del motore e garantire prestazioni e affidabilità senza compromessi. Il circuito di Singapore è molto severo per l'affidabilità non solo del power unit ma di tutte le meccaniche. Viene radicalmente modificata la fluidodinamica interna alle pance per migliorare il raffreddamento di radiatori, scarichi e meccaniche, evitando stress termici pericolosi. In questo gioca un ruolo decisivo il cofano motore, configurato con canali d'uscita più ampi che aiutano a sfogare più aria calda. Il circuito di Singapore, con 14 frenate e riaccelerazioni, prevede un uso massiccio del cambio. Sono 3.233 gli innesti e scalate durante la gara, con una frequenza media di una cambiata ogni 2 secondi, condizione tecnica che porta al limite questo componente. Motore termico, turbo compound e soprattutto il cambio Ferrari sono progettati in modo integrato per ridurre gli ingombri a favore dell'aerodinamica. L'azione del pilota sul volante per cambiare le marce avviene tramite attuatori idraulici controllati da una centralina elettronica.
un sistema essenziale composto dalla coppia conica dei due alberi primario e secondario e da una forcella posizionata lateralmente. La velocità di innesto scalata delle marce è inferiore al decimo di secondo per effetto della sincronizzazione con la frizione. La coppia conica traduce in pista la potenza. Il suo compito è di bilanciare la coppia sulle due ruote grazie al differenziale elettroidraulico che, in funzione del livello di grip, distribuisce la motricità, migliorando la trazione in uscita curva. Motore e trasmissione vengono gestiti da un software unico che incrocia le caratteristiche di coppia con il differenziale, perfezionando la progressione della potenza, contribuendo attivamente a migliorare l'assetto e il comportamento della monoposto su uno dei circuiti in assoluto più tecnici della Formula 1. Il layout di Marina Bay esalta le caratteristiche della Red Bull, della RB15, una monoposto estremamente agile nei cambi di direzione, molto pronta e soprattutto precisa nella percorrenza delle curve lente, dove con poco carico aerodinamico il telaio lavora molto bene, quindi mette in carico attraverso sospensioni estremamente precise i pneumatici anteriori per farli lavorare al meglio e sfruttare la mescola sul piano stradale. Ma una monoposto che riesce a lavorare molto bene dal punto di vista aerodinamico a bassa velocità è una monoposto che ha un assetto rake molto spinto, quasi 2 gradi di inclinazione, condizione tecnica che anche nelle curve più lente da seconda e terza marcia riesce a produrre tanta deportanza sotto la monoposto per schiacciare la vettura e mettere in grip i 4 pneumatici. A questo punto dobbiamo fare anche una valutazione estremamente interessante sul pilota, perché Verstappen è uno di quei driver che si trova a suo agio nelle condizioni molto tecniche, estremamente difficili, dove bisogna guidare con precisione assoluta ma mantenere un livello di aggressività molto alto, e quindi Singapore potrebbe essere la sua pista dove la monoposto risponde perfettamente alle sue precise esigenze tecniche di guida per generare di nuovo una prestazione da vittoria. L'ultima parte del campionato ha circuiti che si adattano alla nostra monoposto. Sono certo che ci potremo raccogliere risultati interessanti nell'ultima parte di campionato. La RB15 sembra disegnata per i circuiti misti e cittadini, dove il grip fa la differenza e permette di estrarre il massimo potenziale da questa monoposto. Se il telaio è da sempre il punto di forza della Red Bull, che permette di sfruttare al meglio le coperture, sulla RB15 gli ingegneri hanno ulteriormente affinato la sospensione anteriore. Rimane lo schema push rod con puntoni di reazione ma dimensioni più compatte, bilancieri ridisegnati e barre di torsione accorciate la rendono più leggera. Ma la vera novità è nel terzo elemento orizzontale. Il sistema con molle a tazza che controllano la resistenza all'affondamento in frenata è stato sostituito da un ammortizzatore idraulico che migliora le caratteristiche di progressione e rende il comportamento del telaio più preavvertibile nelle reazioni sullo sterzo, aiutando il pilota a controllare la monoposto in frenata e inserimento curva. Il salto di qualità del Power Unit Honda è misurabile nei successi ottenuti dal pilota olandese. Il miglioramento di questa stagione e le vittorie ottenute in Austria e Germania sono merito del motore Honda, che rappresenta un elemento di forza della nostra monoposto. La RB15 ha trovato supporto assoluto da Honda nell'adattare il Power Unit in funzione di sinergie con telaio e aerodinamica. Il sistema di sovralimentazione con compressore davanti al motore ha permesso di ridisegnare scocca e serbatoio. La turbina dissociata in coda al monoblocco, senza ingombri di MGUH e compressore, ha snellito la carrozzeria. Uno step evolutivo che non lascia indietro l'affidabilità attraverso interventi strutturali in aree mirate che aumentano la durata dei componenti. Tutto ciò senza variare le dimensioni dei radiatori, soluzione che sul cofano ha permesso di disegnare conformazioni sempre più strette e rastremate. Nelle prossime 3 piste ci aspettiamo un supporto notevole dal Power Unit Honda in termini di una migliore gestione della potenza. Il gruppo motore cambio ottimizza la gestione della potenza e le integrazioni della parte ibrida a supporto del motore termico.
Una centralina permette alla turbina di dialogare con l'MGUH e stabilire la migliore progressione della coppia e comanda il compressore modulando la sovralimentazione in base alle esigenze di potenza richieste dal pilota. Il differenziale è regolabile dal volante. Ripartisce la coppia garantendo un effetto torque vectoring in frenata e accelerazione che stabilizza la monoposto. La cambiata e la velocità di attivazione della frizione sono modificabili in modo da perfezionare il flusso di potenza e migliorare il controllo della motricità. MGUK e parte ibrida sono un contributo fondamentale nell'erogazione della coppia che, a seconda delle strategie, ha un rilascio combinato termico-elettrico modificabile in funzione dell'assetto, condizioni di grip e tipologie di pista. Singapore è un severo banco prova per i freni. Abbiamo 13 staccate con una frequenza estremamente ravvicinata, quindi i freni vengono utilizzati mediamente ogni secondo e mezzo. Si alzano le temperature fino a 1000 gradi e soprattutto abbiamo 4 staccate da oltre 5 G di decelerazione con picchi termici oltre i 1200 gradi. Quindi Brembo scende in pista a supporto dei team per scegliere e selezionare i migliori materiali in funzione della monoposto, ma soprattutto per dare la possibilità ai piloti di avere una frenata sicura per tutto l'arco del Gran Premio. Quando i piloti si destreggiano tra le curve del Singapore Street Circuit sanno che i freni del loro monoposto saranno estremamente sollecitati. Il circuito cittadino è caratterizzato da 15 frenate non particolarmente intense, ma il ritmo serrato e la mancanza di lunghi rettilinei comporta regimi termici estremamente elevati. La sfida per Brembo è garantire performance costanti sia del materiale d'attrito che delle pinze. L'usura di dischi e pastiglie va continuamente monitorato in telemetria. Questo vale anche per la temperatura delle pinze, che possono arrivare a oltre 200 gradi nelle fasi più concitate della gara, quando si formano i cosiddetti trenini. Le scie delle vetture riducono infatti il flusso d'aria necessario alla gestione del calore. Singapore è quindi uno dei circuiti più impegnativi per i sistemi frenanti Brembo. Se la Mercedes ha sofferto nelle ultime due gare, torna in cattedra sul circuito di Marina Bay, dove ritrova le condizioni ottimali per esaltare il suo potenziale. Ma parliamo subito di un asfalto estremamente critico, molto sporco, che fa fatica a gommarsi, ma che di fatto risponde alla perfezione alle caratteristiche della W10 monoposto, che anche con pista scivolosa riesce a produrre massima aderenza, condizione tecnica che permette di accumulare un vantaggio tecnico in fase di messa a punto che permette alla fine dei tre turni di prove libere di accumulare un vantaggio per le qualifiche e la gara che vale decimi preziosi. Con i prossimi due Gran Premi, Singapore e Russia, la W10 torna sul suo terreno di gioco. Piste cittadine, asfalto stradale liscio, sconnessioni, dove le sospensioni perfette della Mercedes fanno la differenza. L'assetto piatto della W10 ha reso necessaria una sospensione anteriore che migliori l'appoggio dei pneumatici per generare massima aderenza anche sui fondi lisci, esclusivo il portamozzo. Nella parte superiore è stato aggiunto un supporto bracket che ha il compito di spostare in alto il punto di ancoraggio del triangolo superiore. Il maggiore sviluppo in altezza rispetto alla passata stagione accentua la differenza di inclinazione dei bracci sospensione. Il triangolo inferiore molto inclinato e quello superiore praticamente parallelo al suolo aumentano l'angolo di camber quando la sospensione va in carico, a tutto vantaggio di una maggiore aderenza in curva. Singapore è un circuito molto tecnico, dove non ci si può distrarre, ma devo dire che si adatta molto bene al nostro monoposto. Il campione del mondo sa di avere a disposizione un pacchetto vincente che ad un ottimo telaio integra una conformazione aerodinamica capace di 2500 kg di carico che, su una pista con fondo sconnesso e scivoloso, rappresenta il differenziale per fare prestazione. La raffinata conformazione aerodinamica della W10 genera massima deportanza canalizzando l'aria all'interno delle ruote anteriori. Per migliorare il controllo dei flussi ed evitare che impattino contro pance e scocca, peggiorando la resistenza all'avanzamento, Mercedes ha introdotto un complesso sistema di convogliatori.
hanno il compito di dividere la colonna d'aria in piccoli flussi per alimentare le aree più sensibili, come il fondo, che è sollevato per facilitare l'aspirazione di un elevato volume d'aria nel sottovettura, potenziando così l'effetto suolo. I flussi puliti sopra le pance generano un corridoio ad alta energia aerodinamica. Le feritoie sparano l'aria sotto al fondo. Una lama ad alta pressione scherma il sottovettura, impedendo infiltrazioni che potenziano l'effetto suolo. Il diffusore esalta l'estrazione d'aria, generando un campo di depressione che attacca letteralmente la monoposto al suolo. Nolder con geometria differente, a seconda delle esigenze di carico, completano la configurazione aerodinamica inferiore della W10. Un capolavoro in termini di efficienza e capacità deportante che va a supporto di Hamilton e Bottas a Singapore. Pista tecnica e complessa che richiede la perfezione assoluta nel bilanciamento aerodinamico. Un team di Formula 1 per completare una stagione di 21 Gran Premi percorre 160.000 km, 4 giri del mondo. Con Singapore inizia l'ultima parte della stagione con gare oltreoceano e quindi tutte le complessità di trasferimento dei materiali, spedizioni, organizzazioni. Ron Widu racconta a ChronoGP come viene organizzato un box estremamente complesso come quello di Mercedes, gli spazi dedicati ai piloti, alla sostituzione dei cambi, ai motori, ma soprattutto un'intera struttura dedicata a più di 100 uomini che vive solo 4 giorni. Ciao, mi chiamo Ron Meadows e sono il direttore sportivo del team Mercedes AMG Petronas Formula 1. Vi porto in gita all'interno del garage, vi mostro i vari reparti presenti e come viene costruito il box. Di tutti i set che vedete, noi ne abbiamo 6 serie, questo perché facciamo molti trasporti via mare e per via aerea. Questo è il reparto cambio. Due scatole del cambio sono pronte, l'altra di scorta è in preparazione. I due cambi del venerdì sono già pronti sulle macchine. Queste sono le scatole del cambio da gara pronte a partire. Abbiamo inoltre molte scorte nel camion, ma se tutto andrà bene useremo solo i cambi del venerdì per le prime due prove libere. Per installare i cambi di gara bisogna fare 6 gare prima di poterlo cambiare. Questo reparto è chiamato il mondo delle ali, dove ci sono le ali anteriori e posteriori, che sono costruite da due tecnici. Un sacco di lavoro viene fatto qui, dati i cambiamenti da effettuare per il carico aerodinamico del weekend. E qui c'è il banco per la messa a punto, dove regoliamo l'altezza dell'ala. Da regolamento le ali devono rientrare in una determinata misura. Quindi quando fissiamo l'ala alla macchina noi sappiamo che deve restare entro il 1,5 mm, 2 mm, poi regoliamo a dovere qua, dove possiamo ottenere la giusta altezza. Durante la stagione 2019 questo è stato di certo il reparto più occupato con le nuove ali. E questo è il nostro dipartimento della Power Unit e, come potete vedere, noi non siamo messi. Ci sono al momento lavori segreti. La maggior parte dei componenti del motore sono qua dentro. Come potete vedere, occupa una parte importante del garage, ma d'altra parte una parte importante per la macchina. In questo momento siamo davanti al box, le auto sono quasi pronte, nei prossimi 10-15 minuti arriveranno i commissari per verificare le misure regolamentari. In tutto ci si impiega dalle 12 alle 14 ore di lavoro e dalle 14 alle 16 persone per assemblare la macchina da un telaio spoglio. E quando siamo in trasferta normalmente impieghiamo 2 giorni lavorativi per trasportare e assemblare la macchina. Questa è la postazione centrale degli ingegneri. Durante le sessioni c'è un ingegnere della Power Unit, un ingegnere di controllo, abbiamo anche un ingegnere di performance e l'ingegnere capo per la gara. E dall'altra parte è dove si siede Toto. Ci sono tantissime immagini con Toto seduto lì, a volte esulta, a volte sbatte i pugni, quindi molto dipende dai risultati e da come lavoriamo durante il weekend. Per vincere a Singapore ci vuole affidabilità e una monoposto perfetta, ma la differenza la fa il pilota, proprio come nel 2016, quando Rosberg riesce a imporsi su Lewis Hamilton, lavorando soprattutto di strategia sul volante, migliorando il setting della monoposto, la guidabilità e l'assetto della sua vettura. Il campionato del mondo di Formula 1 del 2016 per Nico Rosberg inizia nel migliore dei modi.
4 vittorie di fila che lo portano a dominare la classifica piloti. Il suo compagno di squadra, il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, ricomincia a vincere solo a Monaco, sesto round. I due piloti della Mercedes arrivano a Singapore con 2 soli punti di distacco e la sfida tra avversari e compagni di squadra, Lewis e Nico, consiste anche nella personalizzazione del volante multifunzionale della W07 che è diviso in 3 aree. Informazioni da display e LED contagiri, regolazioni dai 9 selettori rotanti, attivazione sistemi e funzioni dai pulsanti, 12 strategie di gestione dell'energia, 15 settaggi sui parametri d'assetto, 12 mappature motore. I manettini sulla destra sono dedicati alla trazione. Quello superiore regola la coppia motrice, la rotella rossa interviene sulla taratura del differenziale. Sulla sinistra la frenata. BMIG seleziona il livello di ricarica in staccata. Il pulsante BB interviene sulla gestione del brake by wire. Con il selettore blu si stabilisce il livello di bloccaggio differenziale in frenata e con il pulsante più 10 si scorrono le pagine del display centrale. La configurazione del volante Mercedes consente 2160 diverse regolazioni, fondamentali per personalizzare l'assetto della monoposto in funzione dello stile di guida del pilota. La strategia del motore ha questo pulsante multifunzione qui, sul quale hai tonnellate di impostazioni diverse, ci sono 16 posizioni, quindi hai una serie di opzioni predefinite, hai varie impostazioni come il freno motore, il differenziale, il controllo della velocità di crociera per fare i test, hai il controllo differenziale dalle impostazioni del display di uscita, le impostazioni dei pneumatici per quando entri nei box, per i cambi gomme. Controlli diversi. Qui hai l'interruttore HP che è per il motore e aiuta davvero a gestirlo. Non tutti i problemi o i cambi di mappatura vengono fatti qui. E questa è generalmente un'impostazione che ti consigliano dal muretto. I miei pulsanti preferiti. Questo per qualsiasi problema che ho. Mi aiuta quando torno all'analisi dei dati. È il pulsante più caro e ovviamente il DRS. Questo è fatto in carbonio, non c'è spazio libero all'interno, solo pulsanti ovunque ed è completamente fatto su misura per me. Quindi tutto, ogni pulsante, ogni colore è come lo voglio io, dove sono i pulsanti. Ed è incredibilmente simile al pannello di controllo di un'astronave, davvero. Voglio dire, c'è così tanto da fare lì. Persino le impugnature, sai, le abbiamo adattate alle mie mani, ai miei guanti, in modo che il materiale si adatti e non scivoli. Quindi ci sono così tanti dettagli in tutto questo. 2 pulsanti. Uso molto il bilanciamento di frenata che è qui, e adattandolo ad ogni curva, al deterioramento dei pneumatici che affronto in stagione. Sai, ci sono un sacco di controlli e li uso molto, li ho messi lì io, altri non li hanno disposti così, è una mia scelta. A Singapore Rosberg conquista la pole e vince la gara, riconquistando la vetta del campionato, non la lascerà più, laureandosi campione del mondo 2016. Nanoprom ha presentato Chrono GP.